Innanzitutto ringrazio Simone per l'invito. Ho avuto modo di conoscere recentemente il network, veramente un'iniziativa eccellente. Il tema delle balance scorecard, peraltro, e dei cruscotti è qualcosa, credo, che possa fare la differenza per quello che riguarda un po' il futuro delle nostre aziende. Io, peraltro, mi presento velocemente, sono Paolo Giacometti, amministratore di WelfareBit. Lo dico perché vengo da un'esperienza di oltre 20 anni in ambito di consulenza e direzione. Ho fatto il percorso contrario di un precedente relatore, da 10 anni sono invece amministratore di società. WelfareBit fa parte poi di un gruppo abbastanza rilevante, perché siamo oltre 600 dipendenti, peraltro recentemente partecipato da un importante fondo di investimento. Allora, dico prima di tutto, faccio i complimenti a Laura Pozzi perché, a parte No, perché. veramente, perché è riuscito in pochissimo tempo. Bravissimo, Grande Laura, stava. bravissimo, bravissimo. Primo perché poi, tra l'altro, già collaboriamo e partner di WelfareBit da diversi anni e abbiamo l'onore di essere stata scelta, essere stati scelti appunto da uno studio importante come quello Pozzi. Peraltro, appunto, devo dire che WelfareBit è in questo senso particolarmente vicina al mondo dei consulenti, al mondo della consulenza, consulenti del lavoro, commercialisti e anche comunque società di consulenza tout court. Perché dico questo? Perché comunque l'applicazione sulle aziende spesso e volentieri deve passare attraverso poi l'azione del consulente. Dico che il welfare ad oggi non ha avuto ancora, sta in forte crescita e grande espansione, ma siamo ancora alla punta dell'iceberg e credo che uno dei motivi, oltre alla direi scarsa cultura di impresa qualche volta, avendo conosciuto tante imprese, credo di poterlo dire, tante volte il problema grosso è questo, dall'altra parte però mi permetto di fare una tirata d'orecchia anche alla vostra categoria, che conosciamo bene, ci proviamo con tutti, perché purtroppo c'è ancora poca conoscenza di questo strumento, se ne sta ancora, ci si sta un po' troppo distanti, mentre il welfare aziendale obbligatoriamente dovrà diventare, è già uno strumento fondamentale per tutte le aziende di medie dimensioni o medio-grandi grandi dimensioni, ma lo diventerà sicuramente Paolo, anche se per il ti mondo. metti un pochino più qua, così ti inquadriamo anche sul GoToMeeting. Dai, Assolutamente. perfetto, per fare Anche apposta per poi. il mondo della PMI. E quindi rivolgo a chi, ecco perché sono molto contento di aver accolto questo invito di essere di poter dare questo messaggio, soprattutto in chi ha capito l'importanza del controllo, l'importanza dei KPI, l'importanza di non far gestire l'azienda così a braccio, ma attraverso appunto la misurazione, i numeri, attraverso la definizione degli obiettivi e quant'altro. Questo tipo di aziende non possono far altro che affrontare in una politica di gestione di risorse umane anche il tema del welfare aziendale. Oggi a un colloquio di lavoro una risorsa che ha delle competenze e che viene quindi in qualche maniera marcata dal mercato, quindi viene cercata, una delle prime domande che fa un colloquio di lavoro è che politiche di welfare applicate? No? Quindi che strumenti mettete a disposizione? Beh, arrivo adesso allo strumento, però voglio completare un po' l'esposizione perfetta di Laura e venendo dietro le vostre domande. Il welfare non ha limiti, il welfare può essere applicato in termini, parlo di valori, anche su valori molto elevati, quindi quello di 258, oggi 516, è il limite su una voce di spesa, una delle miriade di voci di spesa del welfare, che è quello dei buoni spesa, buoni benzina, eccetera, eccetera. Ma in realtà quindi le voci di spesa sono tantissime, magari adesso poi ve le provo a far vedere, ma vi tedio, quindi più che altro è importante che arrivino dei messaggi. Sicuramente il welfare, vengo alla domanda molto interessante che ha fatto, mi dici il tuo nome? Carmelo. Carmelo. Il welfare non ha solo una declinazione come strumento di gestione delle premialità dei dipendenti. Che peraltro anche al di fuori dei premi di risultato, anche al di fuori, è importante che passi bene questo messaggio, non è necessario per
per forza l'accordo sindacale, che se sono presenti, come diceva Laura, le RSA, le RSU, è ovvio il coinvolgimento per tanti motivi, ma il datore può anche esprimersi unilateralmente, okay? Quindi questo è molto importante soprattutto nell'approccio alle PMI, dove spesso le RSA e RSU sono assenti e non le vogliono anche per, insomma, quindi qui è molto importante, non è necessario. Secondo punto, non è solo premiare il welfare. Il welfare, con i dovuti SMA, come diceva giustamente Laura, però può e secondo me deve essere applicato in questa situazione di mercato per, come strumento anche compensativo di politiche di ristrutturazione personale. Laura accennava all'applicazione di strumenti, quindi quando finiranno 31-12 gli ammortizzatori in deroga, le aziende dovranno iniziare a dire adesso che faccio, dovranno dire un po' prima, secondo me, adesso bisogna ci pensare. E che si fa? Magari ho volumi ridotti, ho marginalità più compresse, perché poi si collegano le due cose, devo mettere mano ai costi, sicuramente devo mettere mano ai costi del personale. E qui ci sarà la scelta, cosa faccio? Licenzio. Impatto sociale, visto il problema di bilanci sociali, licenzio. Oppure applico altre politiche e strategie e cerco di anche utilizzare strumenti presenti, accennava appunto Laura, per esempio al, non entro nel tecnico ovviamente, Europa, contratti di solidarietà, ci sono contratti di prossimità, cioè ci sono degli strumenti. Scusa Paolo, se ti interrompo, sì. Tu mi hai detto che hai parlato con il Ministero. Che ti hanno detto che punteranno proprio sul welfare, sì, e sul contratto, se magari ce lo dici, così certo. Almeno no, noi questo abbiamo per farvi anche capire, no, ti spiego. Sì. I nostri clienti oggi ci chiedono questo, cioè bisogna dirglielo che la cassa integrazione, chi la sta utilizzando veramente, bisogna dirglielo che la cassa integrazione finirà, bisogna dire finita la cassa integrazione, cosa faremo? Esatto. E bisognerà programmarlo, bisogna arrivarci all'inizio, ecco, quindi lui ci dà anche un po' adesso un'analisi di scenario da questo, sì, punto, esatto, di vista. Assolutamente. Ricordate, l'ambiente sociopolitico, quindi dove andrà la politica influenzerà tantissimo a proposito di mappa strategica. Allora, sul welfare si punterà, ci stanno già puntando, avete visto adesso il decreto d'agosto, come citava Laura, che già hanno messo mano, ma sicuramente si va in questa tendenza. Noi abbiamo un comitato tecnico-scientifico, il cui coordinatore è l'onorevole Cesare Damiani, abbiamo altri personaggi di un certo tipo. Sicuramente la direzione sarà questa. E anche quello dell'utilizzo dello strumento di welfare a compensazione. No, non è oggi ragionata, abbiamo fatto con il comitato scientifico delle proiezioni, un'azienda di 50 dipendenti che andrà a applicare, ad esempio, uno degli esempi, un contratto di solidarietà, 60% delle ore lavorate, 40% delle ore lavorate no, compensando con lo strumento di welfare aziendale, lasciando inalterato dunque il potere d'acquisto del dipendente, okay, può portarsi a casa un risparmio di 500.000 di euro. È su questo che bisognerà anche andare. Cioè bisogna andare non solamente sull'utilizzo, chiaramente ci saranno settori che lavoreranno molto con la premialità, il farmaceutico, il mondo IT, noi il mondo di welfare bit e il mondo software, noi come gruppo stiamo andando benissimo, eccetera. Ci sono dei settori che chiaramente vanno bene, ma molti settori stanno soffrendo e continueranno a soffrire. Ecco che bisogna sicuramente portare delle soluzioni. Il welfare quale vantaggio ha? Ha un vantaggio fondamentale, quello di unire, diciamo, di superare un trade-off che sembrerebbe quasi insormontabile, cioè se riduco i costi del personale faccio del male ai dipendenti. No, in realtà ci possono essere delle soluzioni che riescono a contemperare queste azioni. Quindi quello che dico è, esorto i consulenti ad approfondire il tema del welfare, dato che qui poi c'è un network che mette a disposizione anche la nostra società, anche sicuramente anche Equifabit, ma vedete le competenze di Laura Ponzi, eccetera. Quindi ci sono sicuramente le competenze su cui appoggiarsi. Noi abbiamo anche gli strumenti, società di welfare cosa porta? Porta anche degli strumenti. Quindi completo lo scenario dicendo, per metterlo in pratica un'azienda poi cosa fa? Una volta che ha declinato con l'aiuto dei consulenti, quindi gli si presenta anche un'opportunità di business molto rilevante, ritengo ancora che il welfare aziendale sia un oceano blu, parlando di marketing della consulenza. Sicuramente un servizio, okay, ad alto valore aggiunto, che impatta sul miglioramento di vita dell'azienda. Assolutamente.
la stesura di un regolamento, la stesura insomma ha dei valori di un certo tipo di molte migliaia di euro, cioè tutta la parte di gestione, eccetera, eccetera. Ci vogliono gli strumenti, Welfare Beat ha anche questo, ovviamente, cioè quindi una piattaforma dedicata ai dipendenti, i quali, ricevendo un credito dalla propria azienda per categorie, come vi è stato detto precedentemente, quindi definito per categorie, può accedere con delle credenziali alla piattaforma e trovare in maniera molto semplice, molto intuitiva, molto iconica, quindi tutte le soluzioni del caso. Ovviamente il dipendente viene previamente comunque formato su, di solito un'oretta e mezza, due ore, gli si introduce al tema, gli si fa capire come funziona la piattaforma e poi sostanzialmente diventano autonomi. L'azienda non deve sopportare alcun costo di gestione, cioè nel senso che la gestione di rendicontazione la facciamo tutta noi, ok? Per cui la possibilità di usufruire di questo credito è in realtà molto semplice, perché noi abbiamo tante aziende clienti, molte in settori manifatturieri, chi magari, quindi tanti operai, tante settore da noi, chi produce operai che lavorano in manovia piuttosto che sartine, tutti hanno affrontato questo tema e tutti ci sono riusciti. Non è complesso. Per il consulente noi abbiamo anche una piattaforma che chiamiamo Welfare Factory, che è proprio anche un portale un cruscotto trovate tante informazioni normative, documentazioni, una repository anche di tutte le attività e dei contratti che si vanno a stipulare, nonché anche la possibilità poi di anche fare una survey dell'azienda e in automatico dalla raccolta della survey la piattaforma redige una relazione che può essere intanto consegnata come stato dell'arte anche al potenziale cliente. Quindi ci sono anche degli strumenti che favoriscono le attività della vostra attività, cioè vi aiutano e vi supportano ad affrontare il progetto. Io credo che il vero unico grande limite del welfare, ribadisco, sia, come accennava prima Laura, la conoscenza e la cultura da parte delle imprese e da parte dei consulenti, cioè scarsa ancora conoscenza del valore. Questo è un vantaggio per noi. Infatti Oceano Blu, perché ancora in pochi si stanno dedicando a questo tema e a questo filone appunto di assistenza all'azienda. Che differenza c'è con questo sistema, quello dei fondi, che il dipendente si iscrive piuttosto? I fondi? A cui si iscrivono i dipendenti? I fondi sanitari? Sì. Per questa parte, dicono, sì. Per tutto il welfare include tutto. Il welfare c'ha all'interno, come può spendere, ecco, se vogliamo far vedere Simone la possibilità, c'è quell'esempio di spesa del dipendente. I fondi si vede male. I fondi ce l'hanno comunque, cerca di spiegarla tu la slide, se te la ricordi. Ovviamente c'è la memoria. I fondi sanitari, i fondi di assistenza complementare per la previdenza, sono tutte voci di spesa incluse nel welfare, ma il welfare ce ne ha tantissime voci di spesa incluse. Tutte le voci di spesa per i familiari, per le spese sportive, è impossibile non spendere con facilità il proprio credito. No? Ricordo anche, questo piace anche ai dipendenti, che alcune spese sono anche a rimborso, cioè dipendente, la normativa prevede che il dipendente possa anticipare la spesa e vedersi poi rimborsata la spesa già effettuata, okay, direttamente su cedolino, quindi gli ritorna cash, moneta, sul cedolino detassato, ok? C'è anche il preventivo, Paolo. Ok, perfetto. Altro aspetto per il quale credo sia molto importante fare una focalizzazione sul concetto di welfare e territorio. Per due motivi. Uno, adesso è la caratteristica della nostra piattaforma e anche proprio dell'indirizzo che abbiamo voluto dare come Welfare Beat. C'è la possibilità per tutti coloro che beneficiano di un credito e sono presenti quindi come dipendenti in piattaforma,
non solo utilizzare tutte le convenzioni presenti, noi ad oggi abbiamo circa 40.000 convenzioni presenti per accordi di vario tipo, aggregativi, ma anche tranquillamente poter ricorrere al proprio abituale fornitore senza neanche la necessità di convenzionare, semplicemente con un preventivo. Per cui se io voglio utilizzare il mio credito per andare ad esempio presso la palestra, io o i miei familiari che mi sta sotto casa e che magari se sono in provincia probabilmente non è convenzionata con la nostra organizzazione, non è un problema. Sulla piattaforma trova il preventivo on demand, che è un foglio, una facciata, lo fa compilare al fornitore, quindi alla palestra, okay, un timbro, una foto col cellulare, si carica a modo di WhatsApp, in 2-3 giorni noi paghiamo anticipatamente la palestra per l'importo che hanno pattuito il beneficiario e il fornitore, e mandiamo il voucher al dipendente e il pagamento al fornitore. Quindi di fatto il welfare dove vuoi, quando vuoi. Quindi capite come il concetto di impossibilità a spendere diventa palese. Non posso dire non riesco a spendere, posso andare dal mio dentista, le spese sanitarie sono incluse, possiamo fare esempi a non finire, posso continuare a mandare mio figlio presso la scuola calcio che ho nel mio paese, non c'ho bisogno di mandarlo magari da un'altra parte perché non è convenzionato. Quindi l'applicazione è molto, molto facile. Aggiungo welfare territoriale, questo aggiunge che cosa? Innanzitutto valorizza il territorio, perché non mandiamo la spesa presso le strutture più grandi, magari anche di carattere multinazionale, quindi non solo presso la palestra della catena Virgin, ma si può continuare anche a far andare il dipendente presso la piccola palestra del territorio, quindi non svantaggiamo ma anzi valorizziamo il territorio. Secondo luogo, tenete conto che c'è un altro aspetto molto interessante in termini di business, che è quello per il quale gli enti pubblici stanno guardando il mondo comunque diciamo governativo, ma anche nelle sue diramazioni, soprattutto territoriali, con grande interesse al tema del welfare, a un tema di welfare integrato, in cui l'ente pubblico, con le associazioni datoriali, con le associazioni sindacali, con il terzo settore, lavora per un welfare che va oltre il welfare aziendale, ma va verso un welfare sociale, quindi anche con progetti di informazione al territorio, welfare point legati a, sempre di più stanno mettendo risorse, molte risorse da questo punto di vista, ok, integrando i progetti, cioè, quindi c'è anche questo mondo che si sta aprendo, che è il mondo della valorizzazione del welfare di territorio con l'inclusione di tutti gli attori che agiscono nel territorio e con rivolgendo i servizi non solo al dipendente ma allargandoli al cittadino. Okay. Che può arrivare in piattaforma simile, anche magari spendendo con propri denari o con elargizioni che può aver dato l'ente pubblico, eccetera, 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 a persone magari più bisognose. Quindi c'è anche questo ulteriore segmento. Paolo, l'ultima cosa, lo devo dire, sì. La pecunia. Certo. Ovviamente, chiaro, la ci guadagniamo qualcosa, ci guadagnate molto anche, non poco. Primo, ci guadagnate perché avete visto sviluppando competenze. Siamo sempre via Facebook. Sì, però, ma ci mancherebbe, cioè, qui è tutto regolare, ci mancherebbe altro. Non c'è nulla di. Noi fatturiamo le provvigioni che ci danno. Stiamo producendo PIL. Non c'è nessun problema. Vedete che maturando non è semplice, ci vuole del tempo, insomma ci vorrà fare dei percorsi, però delle competenze come la dottoressa Pozzi, è chiaro che queste competenze innanzitutto sono chiaramente una grandissima risorsa in termini di pecunia, no? Perché possono essere rivendute sul mercato alle aziende che cercano dei percorsi in maniera sicuramente interessante. Secondo luogo, per tutto quello che invece transita attraverso la società, il provider di welfare aziendale, Welfare Bit, noi a coloro i quali, con i quali si giunge a un progetto di collaborazione, ristorniamo
quello che comunque da parte ovviamente fatturiamo con i clienti che ci vengono, quindi con portati. Tutti i dipendenti di tutti i clienti che stanno, certo, utilizzando tutto quello che noi fatturiamo rispetto per le prestazioni legate alla piattaforma, all'erogazione dei servizi. È chiaro che rappresenta tutto questo un costo per l'azienda, no? Perché riceve un servizio, in realtà è un costo per modo di dire. Tenete conto che un'azienda che, faceva l'esempio Laura per farvi capire perché anche lì costa, un'azienda che erga 100.000 euro di credito welfare ai propri dipendenti o ai propri amministratori, risparmia almeno un 30% rispetto a darlo in denaro, quindi ha già risparmiato almeno 30.000 euro. Se ci aggiungiamo gli amministratori, molto di più, ok? Ma gli costa, tenete conto, quindi risparmia circa un 30%, gli costa mediamente un 5%. Quindi quanto gli costa? No, risparmia il 25% in media. Partiamo da questo concetto, sta risparmiando il 25%, ok? Perché questo è, no? Okay. Rispetto appunto poi ai nostri monumenti, noi al network, grazie anche all'accordo con Simone, no, il singolo partner, certo, altro, dico all'accordo con il singolo partner, sì, perché l'accordo lo fai con ciascuno di voi, sono previsti dei ristorni, credo anche sicuramente molto interessanti, ok? Assolutamente molto interessanti, però io credo che prima di arrivare ai ristorni bisogna fare che cosa? Perché possiamo fare il nostro accordo di partnership, va bene tutto, ma finché non si è sviluppata una competenza, una conoscenza, è difficile poi portare il progetto in azienda, perché le obiezioni, chiaro, ce ne sono molte. Dobbiamo conoscere bene il progetto, dobbiamo conoscere bene la normativa e superare le obiezioni e farvi capire che in realtà per l'azienda ci sono tantissimi, per i dipendenti, tantissimi vantaggi applicativi. Quindi è molto importante, anche noi ci mettiamo a disposizione per dare supporto anche nella poi, evangelizzazione sul tema del welfare. Paolo, i riferimenti stanno nelle slide, quindi sì, poi lì il rapporto è lì, tu hai la lista dei nostri partner, quindi grazie.